Doppio appuntamento, quello che nel fine settimana si è svolto a Lianico, ha visto protagonisti gli associati del gruppo Avis Cittadino. I donatori sono stati coinvolti in occasione della festa sociale del gruppo, realtà che si è formata 52 anni or sono. A fare da antipasto all'evento sabato sera presso i locali di Casa Gilda è stato il momento musicale che ha visto protagonisti il gruppo Statale 29, che ha proposto ai presenti un apprezzato tributo a Fabrizio De André. Domenica mattina invece appuntamento alle 9 ancora a Casa Gilda per il ritrovo, seguito dal corteo alla volta del cimitero cittadino, con autorità, soci e gonfaloni. Ad accompagnare i presenti la Filarmonica Lianicese, che ha anche suonato l'inno di Mameli, successivamente tutti in chiesa per la consueta messa. Al termine, il corteo si è spostato sulla gradinata che sorge di fronte al municipio, dove si è svolta la premiazione dei Visini Benemeriti, mentre a chiudere un 2 ottobre intenso è stato il pranzo con catering, che si è tenuto presso il Salone Polivalente, iniziativa che ha riscosso successo ed è tornata a regalare un po' di socialità dopo il ben noto e difficile periodo trascorso. Che fate?